Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che negli ultimi giorni sicuramente ha fatto riflettere. Voi sapete che ieri in serata la Juventus ha disputato un'altra gara di campionato. È stato un parto letteralmente. Anzi, non è stato un parto, è stato anzi, voglio essere ancora più duro perché se no non rendo l'idea. È stata veramente, posso essere chiaro, una schifezza a livello di prestazione. Penso di essere stato chiaro abbastanza già nel post partita. La prestazione non mi è piaciuta, sono punti persi. Quello che ho sentito però non mi è piaciuto neanche dopo. Quindi ho deciso di fare questo video all'interno del quale riflettere un pochino sulla situazione. Faccio una piccola premessa. Quello che dico sono cose che penso personalmente, sono cose mie, nel senso ognuno la pensa a modo suo, ognuno può pensare in maniera diversa, però le dichiarazioni post partita non sono state incoraggianti, così come non sono state incoraggianti anche alcune polemiche nate dai tifosi juventini sui social, molti tifosi juventini sui social, ma ne parliamo insieme, nel senso cerchiamo di parlarne un pochino insieme, mentre la gola mi si fa a pezzi, però comunque cerchiamo di discuterne, va bene? Ovviamente ragazzi, prima di iniziare, che dovete fare? Semplice, semplicemente andate qua sotto, cliccate su iscriviti, mettete ovviamente un bel like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, è veramente molto importante, se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Perché faccio questa espressione? L'ho fatta pure prima. Perché mi sento, guarda, veramente pesante. Se non riesco ad esprimermi con leggerezza. Quindi ogni tanto mi fate questa espressione così de ansia. Allora, innanzitutto facciamo un chiarimento. Szczęsny ai microfoni non ha mai detto che è un punto guadagnato. Ha detto: noi giochiamo sempre per vincere, però comunque siamo contenti di non aver perso. Allegri ha detto è un punto importante, io queste dichiarazioni non le condivido, perché quando sei alla Juve, non ce l'ho ovviamente con Szczęsny che l'ha detto, solo che non è stata riportata praticamente da nessuno, quando sei alla Juve giochi per i 3 punti, giochi sempre per i 3 punti. Per me ieri il pareggio di Bergamo, per quanto io capisca la situazione qual è e per quanto io veda la situazione qual è, per me sono punti persi. Ok? Ora facciamo un discorso un po' diverso. Perché io a inizio stagione, o meglio anche durante il mercato, avevo detto ragazzi, cerchiamo di intervenire un pochino sui reparti più importanti. Cerchiamo di intervenire un pochino sul centrocampo, che è il reparto, insomma, bisogna vedere. Cerchiamo di prendere quei giocatori che mancano all'interno della rosa. E vi dicevo in continuazione, ragazzi, vedi che non ce la fai a lottare per lo scudetto, vedi che non hai il materiale per lottare per lo scudetto, perché questo vedevo una squadra che sicuramente deve lavorare tanto sulla testa, e sulla testa ci deve lavorare chi sta lì, quindi è normale che bisogna lavorare sulla, però è una squadra che ha dei grandi limiti. Questa è una squadra che ieri senza Vlahovic abbiamo giocato in 10. È l'unica persona che provava a fare qualcosina in chiesa, cioè l'unica idea della Juve ieri è stata palla a chiesa e basta. Non c'erano esterni che saltassero l'uomo, non c'era un centrocampo che portasse un vantaggio, non c'era nulla, non posso neanche dire c'è carattere, perché non c'è neanche carattere, è una squadra totalmente senza personalità, senza nulla. Quindi io non sono stupito del fatto di non poter lottare per lo suo, perché una persona, ripeto un'altra volta, competente in materia e onesta, sa che comunque non puoi lottare per lo scudetto. Ma non perché noi abbiamo una rosa scarsa, ma perché abbiamo una rosa inferiore a quelle che sono le dirette concorrenti. Poi, se voi giustamente avete un'idea diversa, io l'idea diversa, ognuno ha le proprie idee. Però non posso sentire da alcuni tifosi sul web che la Juve dovrebbe giocare in un certo modo e lottare per lo scudetto. Ah, raga, questo è, cioè ve lo dico sinceramente, questo è giocare con Locatelli, con Gatti, cioè
Cioè, giocare con i primi cambi che sono ragazzini di 18 anni. È inutile che noi diciamo no, perché i giovani vanno lanciati, certo, sarebbe meglio lanciarli in un contesto diverso, un pochino più, sai, vincere. Purtroppo questo è, e quindi ti devi accontentare di quello che farai, perché tanto, a meno che le altre non perdano punti per strada, e a meno che non si arrivi ad un punto in cui la Juve fa delle prestazioni tipo quelle che ha fatto le prime 2 o 3 settimane, la Juve a malapena quest'anno arriverà quarta. E te lo dico, e te lo sto a dire da prima ancora che scendessimo in campo, è da mo' che te lo sto a dire sta cosa. È una squadra che non può vincere perché uno non ha giocatore, non ha una mentalità votata alla vittoria, prima cosa, è una mentalità da codardi, punto. Che non abbiamo mai avuto né con Allegri, né con Conte, né con Sarri, né con nessuno. Mentalità purtroppo da codarti. In secondo luogo, comunque abbiamo una rosa che non è all'altezza. Perché poi per andare a avere un certo tipo, devi avere pure una rosa all'altezza. Che la Juve ci vuoi gira attorno? Non ce l'ha. È inutile che dite no, perché la Juve la rosa all'altezza ce l'ha. Perché la Juve di giocatori da Juve dentro sta squadra, se ce ne stanno 3-4, è pure tanto. Capite, raga? Mi viene in mente Chiesa, mi viene in mente Vlahovic, mi viene in mente Szczęsny, che è il portiere, ha 34 anni. Vogliamo metterci Danilo per una questione di competenza, ok? Vogliamo metterci Fagioli? Perché vogliamo metterci Fagioli? E ci vogliamo mettere pure Rabiot, proprio se vogliamo essere generosi, vogliamo mettere pure. Io il resto, cioè io non lo vedo, non vedo un centrocampo da Juve. Una difesa da Juve, perché vedo degli errori in difesa clamorosi da Juve, cioè c'ha pochissimi giocatori da Juve, quindi è inutile che noi ci mettiamo lì a chiedere alla Juve chissà che cosa, perché la Juve è così, punto. La Juve è così. Poi si può parlare, si può discutere. Io fin quando ci sarà Allegri sulla panchina della Juve, io spero che Allegri possa far bene. Spero che Allegri possa vincere fin quando ci sarà Allegri. Quando Allegri se ne sarà andato alla panchina della Juve, ma chi se ne frega? Poi arriverà il prossimo allenatore, arriverò a tifare il prossimo allenatore, da Allegri, chi sei? Io ti sto a parlare della squadra, della rosa. La rosa è totalmente. Non è che voi non dovete pensare a. Allora abbiamo una rosa scarsa, dobbiamo puntare sul gioco. Che sul gioco, cioè, puoi puntare pure se c'hai gente qualitativamente buona. Dice no, perché i nostri sono peggiori di quelli dell'Atalanta? Alcuni no, alcuni sì. Paradossalmente, si è arrivato al livello in cui l'Atalanta c'ha più struttura, c'ha più logica di te in mezzo al campo. Cioè, voi questo dovete capire. Voi dovete analizzare la rosa della Juve e dovete fare una lista di giocatori che sono all'altezza della Juve. Punto. Lasciate perdere i ragazzi di 19 anni, perché ragazzi di 19 anni possono essere forti. Sono sempre ragazzi di 19 anni, a meno che non sono dei talenti che tu li vedi, sono clamorosi. Sono sempre ragazzini che non possono fare quello che volete. Quindi bisogna essere onesti nelle valutazioni. La Juve è così. La Juve è così. La gente che si aspetta miracoli da X, Y e Z. Raga, la Juve è così. La Juve c'ha pochissimi giocatori da Juve dentro la squadra. Pochissimi. Pochissimi. È inutile che facciamo finta di niente per cercare di scaricare le responsabilità. È inutile. La rosa è veramente la rosa più scarsa dal 2010 a oggi. La rosa più scarsa dal 2010 a oggi, e chi ha vissuto il 2010 sa di quello che sta a parlare. Quando avevamo solo Del Piero, Buffon, tipo che già stavano però, tipo Del Piero già stava tipo a 34, aveva già una certa, nel senso aveva già una seconda parte di carriera, c'era Buffon, c'era Chiellini, c'era Marchi, ma e poi chi c'era? C'era Diego, c'era altri, c'era un sacco di giocatori. Proprio scarsi. Io non riesco, capito? Perché poi sapete cos'è? Io posso anche dire, sai, non si gioca bene. Uno lo può pure dire, non è vietato, di che non si gioca bene. Non si gioca bene. Io posso dire non si gioca bene. Va bene, ma non posso dire non si gioca bene, però i ragazzi sono forti, tecnicamente validi, quindi non si gioca bene, però i ragazzi seguono bene il gioco, tra virgolette, e quindi vedo che i ragazzi rendono, è il gioco che non li valorizza. Raga, questa è gente che non sa fa manco ieri.
errori su errori su errori su errori su errori, errori 2 minuti, 2 errori di là, errori di qua, poi mi dicono perché noi dovevamo pareggiare. Ma dove? Cioè, ma dove, raga? Ma dove, raga? Cioè, ma di che stiamo a parlare? Degli schemini sulla lavagnetta, dei puntini che vanno uniti, ma qua non stiamo all'asilo, qua stiamo a giocare a calcio di un certo livello, siamo a un certo livello, siamo in Italia, siamo ad un livello alto e determinate persone all'interno del campo non c'entrano niente, punto, con la Juve, non possono giocare la Juve, questa è gente che fra 3-4 anni sta a giocare a metà classifica con qualche altra squadra. Questa è gente che poi vi renderete conto di quello che vi dico, non c'è la squadra. Perché se io ho vinto tutto una volta con una squadra competitiva e poi mi ridanno una squadra che è tutta diversa, che sta a crollare, che non c'ha punti di riferimento, arrivo terzo e quarto, sta un motivo. Se prima vincevi e ora non vinci, c'è un motivo per cui prima giocavi con i top player e mo giochi con gente che non gioca mai. Allora che discorso è? Allora non valgono più i giocatori. Allora, prendiamo i grandi allenatori d'Europa e prendiamo le loro squadre, togliamo tutti i campioni e vediamo che fanno. Ma non c'è la squadra, è inutile. Non c'è la squadra, non c'è neanche l'allenatore, perché l'allenatore secondo me non c'ha testa. Ma comunque non c'è sta manco la squadra, non c'è la squadra, è inutile che facciamo. È inutile che voi dite no perché la squadra è fa la squadra è cioè, talento. Il talento, dove sta sto talento? Se io tolgo quelle 7, 8, dove sta? Sempre lì sta, sono sempre quei pochi nomi che ti danno una mano, sono sempre quei pochi nomi che ti fanno capire che siamo bravi, ma sono quelli, poi finiscono lì. Io questo te sto a cercare di far capire, cioè questo te sto cercando, ti sto, cer sto cercando, sto cercando di farti capire che ci sono delle lacune enormi di rosa che non sono state risolte e tu ci puoi mettere chi ce va, che te pare là, avrà sempre problemi. Detto questo, io non posso sentire che il pareggio va bene, che il pareggio, allora non posso sentire, cioè nel senso non mi posso mettere a sentire. No, perché noi abbiamo pareggiato, qua stava accadendo tutto nel frattempo, abbiamo pareggiato 0-0 con l'Atalanta, quindi è un buon risultato, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto, siamo contenti. Io non so, io sono incavolato, cioè non mi ritengo contento, non mi posso ritenere contento di tutto questo. Poi i giornali, qual è l'altro discorso, quello che scrivo, cioè, anche quello che dico, i giornali, cioè, boh, allora. Io faccio fatica proprio a capire determinate cose, faccio fatica anche ad esprimermi con attenzione a quello che dico, perché non, io trovo che ci sia un enorme problema sotto tutti i punti di vista, capite? Trovo che ci sia un enorme problema sotto tutti i punti di vista, cioè è proprio grave come cosa, capite? Io credo che non sia solo una questione di movimenti e cose, poi credo sia proprio una questione anche di tecnica. La gente non, no, tutto è tutta la palla è tra i piedi. La Juve c'ha, non c'ha gente che non c'ha gente che gestisce, non c'ha gente che cala, niente. Gente che se sa passare il pallone così, gli chiedi qualcosa in più, ma non è il pallone. Perché dobbiamo far finta che la rosa della Juve sia competitiva? Non è competitiva. Non è competitiva per niente. Punto. Non è competitiva per niente. Per niente, le persone che ritengono che la rosa della Juve sia competitiva perché abbiamo una competizione sola, che vuol dire che c'è una competizione sola? Sempre con Pippo in campo giochi, sempre con gente inadeguata in giochi, sempre con degli, con del, non lo so. Sempre con cioè, degli elementi di pessima qualità giochi. Sempre, tranne qualcuno. Fatemi sapere un pochino cosa ne pensate. 3, 3.